Beh, non è un primo maggio di festa questo, paradossalmente stiamo in questa giornata, la festa dei lavoratori, ma in un contesto che è molto molto complesso, complicato, ormai già da qualche anno, nel senso che 2 anni di pandemia che già hanno creato una serie di problemi al mondo del lavoro, non solo al mondo del lavoro, e poi siamo in piena emergenza, in piena una situazione internazionale molto delicata, dove c'è la guerra a pochi chilometri da qua, una situazione veramente molto complessa, per cui credo che una giornata come oggi debba servire più che altro a cercare quei valori di pace e solidarietà da cui poi deriva un lavoro dignitoso, di diritti, di qualità e tutto il ragionamento che viene dopo. E, si perdono molto più posti di lavoro in un contesto che era già molto complicato prima della pandemia, che adesso è acuito non solo da questi elementi di cui stiamo parlando in questi minuti o in questi giorni, ma da un contesto nel quale le normative non sono sufficienti per difendere il lavoro, un lavoro che diventa sempre più precario, che diventa sempre più sottopagato, dove i diritti dei lavoratori non vengono difesi adeguatamente. Non è sufficiente solo la forza del sindacato, che noi continuiamo a fare da sempre, ma è opportuno che ci siano anche degli interventi normativi da parte della politica per dare dignità al lavoro, una dignità che si sta sempre più calpestando.